benvenuta Antonietta, grazie di essere qui. Grazie. Grazie anche perché prima, vedendoci un attimo quando sei arrivata, ci hai raccontato che ci facciamo compagnia spesso. Sì, veramente. La televisione è bella, pulita. Senti, però raccontiamo adesso la tua storia che viene prima, diciamo, di una decina d'anni fa circa. Sì, nel 2004. Che succede nel 2004? Nel 2004 mi ammalo di sclerosi laterale primaria. La SLA. La SLA, è una variante della SLA. Praticamente non sono più riuscita a camminare. Adoperavo le stampelle canadesi. All'improvviso tu hai iniziato sì, a sentire? Cioè, alcuni anni prima mi sono operata di tumore. Quindi la stanchezza fisica, queste cose qua, forse non avevano portato subito a una diagnosi, perché forse i medici, come dire, pensavano più che poteva essere di quel male. Invece no, io non ho più camminato, mi aveva preso il lato sinistro. E più andavo avanti, più mi mancavano le forze, non riuscivo proprio a mantenermi in piedi. Tutto questo molto velocemente accadeva? Sì, all'inizio sì, di colpo non ho più camminato. Forse la stanchezza ce l'avevo anche qualche tempo prima, però come ti ho spiegato pensavano che era dovuto a quell'altro male. E poi invece, la diagnosi quando tempo? La diagnosi, ho giravagato per un anno, tra medici, ospedali, cure, e poi invece sono arrivata a Torino dal professor Chiò alle Molinette, il quale lui, dopo avermi ricoverato, mi ha fatto questa diagnosi, sclerosi laterale primaria. Nel frattempo tu eri già sulla sedia a rotelle? No, camminavo ancora con le stampelle. Sulla sedia ci sono arrivata dopo 2 anni, così, mano a mano che peggiorava la situazione, perché questa malattia non riesci a stare, non hai molto tempo da stare in piedi. Magari all'improvviso ti mancano le forze e ti devi sedere, ti devi appoggiare. Quindi gradatamente ho perso tutta la funzionalità del mio corpo. Com'è stato per te ricevere questa diagnosi? Insomma, non è stato facile accettarla, perché poi, essendo ricoverata, hai modo di confrontarti anche con gli altri ammalati. Con persone che stavano in uno stato più avanzato. Ecco, sì, e quindi alla fine capisci dove ti deve portare, dove ti porta. E mio marito non l'aveva accettato, mio marito si era chiuso in se stesso, era sempre taciturno. Eravamo sempre molto triste, e io un giorno, mentre lui era seduto sulla poltrona e io sul divano, perché quello era il mio posto, letto, divano, quello, e gli ho detto: ma perché, che cos'hai? Non ho niente. Io avevo capito, ho detto: guarda che io non ti voglio vedere così triste, perché io ancora sono viva. E quindi io non sono amante molto delle barzellette e cose varie, però mi sono sentita di dirle: raccontami qualsiasi cosa, basta che sorridi, perché non è bello vedere una persona triste a fianco. E tu la forza da dove la tiravi fuori? Credo che la mia fede mi ha aiutato molto. La mia fede... Io in quei periodi avevo limitato le mie uscite, perché se prima andavo da parenti e amici, le mie forze erano quelle che erano, e non ho mai rinunciato alla Santa Messa la domenica e alla catechesi di Don Enzo, che lui ci faceva il giovedì sera, il parroco. E quindi queste erano le mie uscite. E poi negli ultimi anni andavo a fare terapia in acqua fuori regione, perché da noi non c'era, in un piccolo ospedale. Che regione sei? Della Lucania. E andavo nella Puglia a farlo, perché da noi non c'era. Quindi un giorno sì, un giorno no, mio marito mi accompagnava a fare questa ulteriore terapia. E quindi in qualche modo in quel periodo tu davi un po' di forza a tuo marito, mi sembra di capire. Sì, i miei figli, insomma, mi sono Quanti stati figli vicini. Hai? Ne ho 4.
Che pensavano di questa mamma che progressivamente stava per smettere di muoversi? Sì. E insomma, per loro è stata anche per loro una sofferenza. Per esempio, i miei figli, mia figlia che stava fuori, quando tornava a casa stava con noi, non usciva. E lo stesso mio figlio Giuseppe, uguale. Certe volte dicevo, ma uscite, non state qua con me. Però dice, mamma, vogliamo stare qui. Mi sentivo quasi nei loro confronti, come dire, vedi, stanno qua con me. Responsabile. Sì. Però loro pensavano poi, che quelle, che forse non avrebbero avuto tanto altro tempo per stare con la mamma. Sì, è quello. E mio figlio, l'altro, Lorenzo, il più piccolo, lui studiava fuori e alla fine ha rinunciato al suo sogno e ha finito gli studi in una scuola vicino casa. Quindi anche queste fanno parte della vita, no? Quotidiana. Intanto la malattia andava avanti. La malattia andava avanti e io praticamente avevo anche problemi a deglutire, non riuscivo più a mangiare cibi, alcuni cibi non li mangiavo più. Avevo problemi a respirare perché il respiro era diminuito, quindi mi avrebbe portato sicuramente alla respirazione artificiale, perché quella... E anche all'alimentazione artificiale. E anche all'alimentazione, sì. Quindi ero arrivata in quello stadio e stavo sulla sedia, ultimo periodo. In che anno eravamo a questo punto? Ed eravamo nel 2007. Se non che poi nel 2009 sul giornalino della parrocchia avevo letto che c'era questo viaggio nel mese di luglio, questo pellegrinaggio con l'Unitalsi. A Lourdes. E siccome era un sogno che io avevo fin da bambina, però non è non mai stato andata. Possibile ad andare. E quindi ho chiesto a mio marito se potevamo andare. E lui mi ha detto, ma sì, non ti preoccupare, fino a luglio. Era dicembre-gennaio questo. E invece poi le cose non vanno mai come uno se le aspetta. E quindi lo stipendio di mio marito viene dimezzato, quindi le possibilità di andare non ci potevo andare, anche perché io andavo a Torino ogni 3 mesi, quindi là ci dovevo andare per forza. Le spese erano già le tante. Spese erano quelle. E invece sono stati i miei figli a regalarmi questo viaggio. È stato veramente bello, cioè non me l'aspettavo. Ti hanno regalato questo viaggio, che ti hanno detto? Mamma, abbiamo comprato il biglietto. È stato mio marito, la mattina mi accompagna a Lago Negro dove c'è la sezione dell'Unitalsi e quando siamo arrivati là la signora ci è venuta incontro, io non la conoscevo e io anzi quasi quasi ero anche arrabbiata con mio marito, dico ma perché mi hai portato qua cioè volevo andare a Lourdes, mi porti qua. E invece mi ha aiutato a sedermi sulla sedia e mi hanno portato dentro a questo ufficio, il quale questa signora mi diceva, guarda io ti porterò qua, c'era le figure della grotta, dove c'è. Ho detto, sì, per me è un sogno, le ho detto. Però non ci posso andare. Non ci posso andare. Invece poi mio marito ha incominciato a tirare fuori i documenti, tutte le cose che servivano e là ho capito che sarei andata a Lourdes. Io lo guardavo e dicevo, ma tu non vieni? No, no, ci vai solo tu. E poi mi ha detto che i miei figli ci avevano regalato questo viaggio. Quindi sei partita da sola con l'Unitalsi? Da sola con l'Unitalsi, non nego che ero preoccupata perché non sapevo a che cosa andavo incontro. Io avevo bisogno di tutto, di lavarmi, di vestirmi. E quindi mi sono affidata a queste volontarie. Del treno bianco. Del treno bianco. Però devo dire la verità che sono stati veramente... Io li chiamavo angeli, li chiamo tuttora angeli, perché veramente danno tutto. Cioè offrono la loro opera affinché gli altri possano stare bene durante tutto il viaggio e anche poi anche lì a Lourdes. Arrivi a Lourdes, ci arrivi con dolore... Da una parte emozione, dall'altra sì. Per essere finalmente a Lourdes, ma anche secondo me per questo regalo
dei tuoi figli, della tua famiglia. Sì, e niente, noi siamo arrivati la sera del giorno dopo a Lourdes, ci hanno accompagnato al Salus, che è l'ospedale dove alloggiano i malati, però è un albergo. Abbiamo cenato e dopo cena, era verso le 9, 9 e mezza, io ho chiesto alle volontarie se mi accompagnavano alla grotta. Loro invece hanno detto: ma no, ci andiamo domani, ora che ci prepariamo tutti. Fa freddo. Invece io ho insistito un po' e la caposala mi ha detto: ma sì, dai, ti accompagno io. E poi subito un'altra: vengo pure io. E così... Un gruppetto. E siamo andati... E che preghiera hai fatto? Io davanti alla grotta veramente ho ringraziato la Madonna per questo viaggio e ho detto di se mi poteva dare la pace, la serenità, la forza per affrontare tutto quello che ancora doveva accadere, e anche a mio marito e ai miei figli, e esaudire i loro desideri, perché ognuno di noi abbiamo dei desideri, e in particolare avevo chiesto proprio la guarigione di una bimba del nostro paese che era gravemente ammalata. Non hai chiesto la tua guarigione? No. La guarigione di una bimba? Tanto io avevo avuto i figli, avevo avuto già tante cose. Nella vita, cioè... Poi sei andata a dormire dopo questa cosa? Poi sono andata a dormire. La mattina dopo, lo stesso, le volontarie mi aiutano a lavarmi, a vestirmi, a prepararmi. E usciamo, quella mattina c'era... la funzione della Via Crucis, la presiedeva il nostro vescovo Francesco Onore, che quell'anno era lui che presiedeva questo pellegrinaggio. E quando siamo usciti, un volontario dice: chi vuole andare a fare il bagno si sposti verso destra e chi va verso sinistra per fare questa funzione. Io ho chiesto alla mia volontaria, la mia dama che mi accompagnava, Antonella, ho chiesto se potevamo andare a fare il bagno. E lei mi ha detto: sì, ti accompagno volentieri, perché così avrei dato la possibilità anche a lei di farlo. Perché i volontari non è che riescono a fare tutto quello che fanno i pellegrini. Siamo andati nelle piscine, cosiddette. Siamo andati nelle piscine e una volta arrivata lì mi hanno aiutato a svestirmi, mi hanno avvolta in un mantello azzurro. E quando sono uscite le altre volontarie nella stanza dove c'è la vasca, sono venuti a prendermi, perché io non potevo camminare, quindi una a destra e l'altra a sinistra mi aiutavano a sorreggermi e un'altra mi spostava leggermente prima una gamba e poi l'altra per entrare dentro a quell'altra stanza. Una volta entrata là c'erano due gradini per scendere, mi hanno tolto questo mantello azzurro, mi hanno avvolto in questo asciugamano bianco, abbiamo detto una preghiera e proprio in quel momento mi sento un abbraccio. Lì per lì ho pensato che era la volontaria, però le mani le aveva alle mie gambe, le altre erano qua, e in quella frazione di momento ho sentito una bellissima voce di donna giovane, la quale mi diceva: non avere paura, per 3 volte. Lì sono rimasta così, ho capito che era un qualcosa che gli altri non si accorgevano e sono scoppiata a piangere, un pianto proprio liberatorio, e pregavo per tutte le persone per cui io ero andata lì. Nel frattempo ero già dentro la vasca, dolori atroci alle gambe, proprio le gambe sembrava che me le stessero portando via, dolori... però non mi ha distolto dalla preghiera. Arrivo in fondo alla vasca, sempre aiutata dalle volontarie, là c'è la Madonnina, l'ho abbracciata, l'ho baciata e mi hanno riportato fuori. E continuavo a dire: è stato bellissimo, ma non ho raccontato l'emozione che io avevo provato lì. Niente, poi mi hanno aiutato a rivestirmi, siamo usciti fuori con la volontaria sempre sulla sedia a rotelle, ci siamo fermati davanti alla grotta a ringraziare di nuovo la Madonna e abbiamo fatto in tempo anche a fare la preghiera della Via Crucis. Della Via Crucis. Sì. Poi sei tornata. Sì, diciamo che per tutti i giorni del pellegrinaggio... Non hai raccontato niente a nessuno? No.
Io mi sentivo veramente una pace, mi sentivo veramente una dolcezza, una pace dentro, una serenità. La tua preghiera di trovare la pace era stata sì, esaudita. Sì, l'avevo trovata, sì. E questo veramente mi faceva stare bene. Poi in certi momenti sentivo questi dolori un po' dappertutto, però in certi momenti non sentivo assolutamente nulla, una leggerezza, però non avevo dato peso, pensavo che era l'emozione che mi trovavo in quel posto dopo tanto tempo, insomma. Sei tornata a casa? Sono tornata a casa. E tuo marito che raccontava? Niente, mio marito, una volta sceso dal pulmanino che mio figlio guidava della parrocchia, mi ha aiutato a scendere, mi ha messo sulla sedia, mio marito mi ha preso con la sedia, siamo entrati in casa. Io come al solito mi appoggiavo alla poltrona e poi mi sono seduta sopra il divano. Lui prende la sedia, la rimette a posto, aveva delle borse, era andato in cucina e proprio in quel momento io mi guardavo un po' intorno in casa e ho sentito di nuovo quella bellissima voce. E questa volta mi diceva, ma diglielo, diglielo, chiamalo, chiamalo. E io ho detto, mamma mia, come mi sento male. Adesso sento anche le voci che prima non sentivo, la malattia sta proprio andando avanti. Invece lei di nuovo quasi con una voce ancora più sorridente, molto più seria, ma diglielo, diglielo, chiamalo, chiamalo. Io ho detto, ma cosa devo dire? Ho chiamato mio marito e ho detto, Antonio, amo, vieni, è successo qualcosa, ti devo dire una cosa. Proprio in quel momento mi alzo. Mi alzo e lì per lì volevo sedermi, però non riuscivo perché dietro avevo la sensazione della vasca, come vai. E ho camminato da qui a lì, mi sono fermata, poi ho fatto due giravolte e mio marito in un primo momento aveva cercato di venirmi incontro. Oddio, mia moglie cade. E poi invece lui si è appoggiato al tavolo della cucina e io gli sono andata incontro, ci siamo abbracciati. E poi di nuovo ci siamo staccati, io camminavo in giro per casa senza stampelle, senza niente, sentivo il pavimento sotto i piedi e di nuovo ci siamo abbracciati, insomma è stato un momento, lì ho capito veramente quello che era successo, fino a quel momento non mi ero resa conto di quello che era accaduto. Camminavi normalmente? Senza niente, come ora. Come adesso. Non siete riusciti a trovare altre parole che gli abbracci con tuo marito? No, perché poi ci siamo messi a piangere, ho detto mamma mia è successo perché a me insomma quello era quello che mi veniva in quel momento. E poi nel frattempo è entrato mio figlio, quello che mi aveva accompagnato dal pullman, che mi aveva aiutato, lui mi vede in piedi. E rimase sulla porta e dico Giuseppe guarda che cosa è successo e lui mi ha detto mamma io lo sapevo. Come lo sapevi? Ma perché quando ti ho presa dal pullman eri più leggera. Non lo so, questa è stata una sensazione sua. E poi sei andata dal dottore? Poi è entrato l'altro mio figlio, il più piccolo Lorenzo, lui mi aveva visto seduta. Era venuto per abbracciarmi, però ho detto no, aspetta, aspetta. Avevo un braccio fasciato e lui mi ha detto vai, vai a Lourdes, prega, prega, non vedi come stai, che stai peggio di prima. Ho detto non devi dire queste cose. Io mi alzo, le vado incontro e lui, non me lo scorderò mai più, lui fa un passo indietro, dice mamma, ma tu cammini? Io credo, ma perché dovevi vedere? Sono cose perché lui era un po' arrabbiato. Perché lui diceva sempre perché me la, come se il Signore gliela stesse portando via. È ragazzo, quindi alla fine è difficile capire la sensazione, però lui è credente, cioè lui ha sempre pregato. Sono sensazioni che i ragazzi hanno, no? Questa è la reazione in famiglia. Sì. E quella dei medici? Dei medici io vado a fare la visita dopo 15 giorni più o meno da quando è successo e dopo avermi visitato e tutto per loro era inspiegabile, cioè loro non avevano mai visto nulla di simile.
mi hanno tolto tutti i farmaci, io non prendo più farmaci da quella volta. E non hai più nessun problema? No, no, no. E allo stato la tua guarigione è un fatto inspiegabile, inspiegato. Adesso la sta valutando il Bureau Medical. Loro stanno facendo tutto, di Lourdes, stanno facendo tutto quello che è necessario fare in questi casi. Noi aspettiamo. Come vivi tutti questi esami che ti fanno, queste domande? No, io molto serenamente, perché tanto non ho niente, quella era la mia situazione. Senti, com'è cambiata la tua vita, se è cambiata dentro, dopo questo viaggio nella malattia, con un'uscita insperata? Si è cambiata la mia vita. Diciamo che a livello di fede è cresciuta molto di più di prima, anche se io l'ho avuta sempre. Però anche nel mio modo di vivere proprio la mia vita. Cioè adesso mi occupo della mia famiglia, mi occupo di due mie zie anziane che sono malate, sono vedove senza figli, sono allettate, quindi la mia giornata la passo con loro. Poi vado a trovare gli ammalati. Sei diventata volontaria dell'Unitalsi. Sono volontaria dell'Unitalsi. Allora, a proposito di volontari dell'Unitalsi, volevo invitare Gabriella a raggiungerci, perché ha un dono in qualche modo tra le mani. Buonasera. Una Ciao. Scatola, però no, Buonasera, c'è una pianta. Mi dispiace interrompere Gennaro un racconto così, così bello, così toccante, però ti porto vi porto questo sì. regalo. Perché il 9 e il 10 di marzo, sabato 9 e domenica 10, l'Unitalsi celebra la 12ª giornata nazionale, proprio in occasione anche dei 150 anni della sua fondazione. Allora, su 3.000 piazze verranno proposte queste piantine, qui dentro c'è una piantina d'ulivo che è il segno della pace, e con il ricavato si sosterranno le tantissime azioni benefiche di questa organizzazione, azioni che poi già si avvalgono della generosità di quelli che Antonietta ha chiamato con te poco fa angeli, i tanti volontari. Quelli che le hanno poi concesso, in qualche modo ha dato la possibilità di fare questo viaggio, viaggio straordinario. Sì. Quindi ci stai tornando a Lourdes? Sì, 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 ci sono tornata da volontaria e quindi è bello, un'esperienza veramente grande. E io dico che tutti dovrebbero fare un'esperienza così. Antonietta, quando incontra delle persone che l'hanno vista sulla sedia a rotelle, che cosa dice loro quando sono sorprese di vederla camminare? Sì, per loro anche, penso che anche per loro sia stato emozionante vedere una cosa del genere nel mio paese, che mi conoscevano, che mi vedevano. E adesso quindi, a vedermi cosa dice? Camminare, che devo dire? È un mistero. Il Signore sa quello che noi dobbiamo fare, cioè noi non sappiamo perché accadono queste cose, perché una sì e l'altra no, non lo sappiamo. Le è stata offerta una grazia, no? Un sì, dono. Che sì. cosa intende fare di questa possibilità? Come guarda il futuro? Ma io nel mio piccolo, cioè occuparmi delle cose del quotidiano, la mia famiglia che mi circonda, cioè offrire quello che posso nell'aiutare gli altri, cioè proprio con grande semplicità, senza strafare. A me hanno colpito tanto le preghiere che tu hai fatto davanti alla grotta la prima volta che sei andata a Lourdes. E oggi quali sono le tue preghiere quando vai a Lourdes? E non solo, direi. No, sempre. Penso che tutti i giorni la mia preghiera è proprio di che tutti quanti possano, che il Signore possa donare la pace. La pace e la serenità nel cuore per affrontare veramente tutto quello che ci viene davanti giorno per giorno. Se non abbiamo questa tranquillità interiore non si riesce ad affrontare le varie situazioni che la vita ci offre. Quanto è cambiata anche la vita dei suoi figli? Uno di loro è qui dietro le quinte e sì. oggi l'ha accompagnata. È cambiata per loro.
specialmente per lui, che ancora lui sta con noi in casa, lui dice, quasi diventare bambino, perché adesso vede che io posso fare tutto, quindi fino a se la prende più comoda. Ecco, sì. Sì, no, però veramente quando ne parliamo, perché poi quando ci si ritrova in casa no, non riusciamo a non parlarne di questa cosa. Spesso e volentieri condividiamo la nostra esperienza di vita. E lei, ecco, prima parlavate con Gennaro, mi ha molto colpito quando ha raccontato quel viaggio, no? Si è affidata da sola a questi angeli sul treno. Sì. Che cosa direbbe una persona magari nelle stesse sue condizioni di allora, che si affida con la stessa serenità, fiducia, sì, a questi volontari? Cosa direbbe? Ma oggi? Io dico, se è un desiderio che loro hanno di fare questi viaggi, questi pellegrinaggi, io penso che devono andare, perché veramente queste persone offrono tutto il loro tempo, il loro amore. Io una cosa che mi è rimasta impresso è il loro sorriso. Li ricordo veramente con quella dolcezza, hai bisogno, cioè veramente al servizio degli altri. Io spero che nel mio piccolo di farlo bene come loro l'hanno fatto bene con me. A me tra le altre cose è rimasto nel cuore impresso il tuo sorriso, quindi ti ringrazio tantissimo di quello che ci hai raccontato e di averlo voluto condividere con noi. Grazie davvero, Antonietta. Grazie a voi, grazie.